Se io vado ad analizzare l'aspetto tecnico e l'aspetto squadra, naturalmente, con Autieri c'erano delle carenze strutturali legate al fatto che Autieri giocasse con due centrocampisti, l'ha sempre giocato con due centrocampisti da sempre, sui binari, gente che attaccava e copriva. Questa squadra è stata una squadra monopasso in mezzo al Certo. campo, tutti giocatori bravi, sicuramente, ma non adatti alle sue caratteristiche, come Ferrari, che ringraziando il cielo ha fatto 17 gol, se non sbaglio, Sì. ma non con le caratteristiche di Autieri, perché Autieri ha sempre avuto una punta di movimento davanti, a parte forse Nocera, che non, se non sbaglio Castaldo, ebbe, ma comunque sia Castaldo di quei tempi era una punta che si Che muoveva, attaccava anche che la profondità, attaccava anche no? la profondità. Sugli esterni avere due esterni come Dursi, Clemenza che non è un esterno, è un tre quarti, al di là dei gol che ha fatto grandi gol, anche grandi cose, devo dire, grandi partite, qualche grande partita l'ha fatta, però poi alla fine, quando tu vai a circoscrivere tutte queste caratteristiche, ci sono tanti equivoci messi così, poi alla fine Certo. qualcosa la paghi, io sono convinto di Completo il tridente di questo. Nocera, se non ricordo male, Nigro Nigro e e Catania, Catania che è del Catania, Sionica. sì. Esatto. Quindi bene o male, quelle sono le caratteristiche di Autieri. Zappella e Nzita, due giocatori secondo me molto adatti alle sue caratteristiche. Dietro, secondo me, per la tipologia di gioco, di aggressività che lui ha sempre preteso, qualche carenza anche lì l'ho notata. Però, sai, fin quando è 1-2, molto probabilmente l'allenatore ci mette anche una pezza. Quando cominciano ad essere 4-5 comincia a diventare difficile, perché tutto quello che vuole esprimere è molto. Ecco perché io do le responsabilità al tecnico, che sicuramente ha dato meno di quanto potesse dare. Questo è indubbio. Poi Poi però a gennaio qualche aggiustamento c'è qualche stato. aggiustamento c'è stato, molto probabilmente in quel momento si poteva fare il 3-4-3 giocando con Pontisso e Delisio, ma doveva star fuori Pompetti. Cioè, insomma, Certo. è un equivoco anche quello, perché poi Pompetti, secondo me, è un giocatore davanti alla difesa eccezionale, però purtroppo è stato fatto giocare sempre in condizioni diverse che davanti alla difesa. Bisogna mettere in condizione anche i giocatori di giocare nei propri ruoli. Però poi ho notato anche una carenza fisica. Un allenatore che lavora molto io conosco la sua metodologia, lavora molto sulla palestra, tantissimo, è un metodo che io, devo dire la verità, massimo da calciatore, nel 2000 la utilizzavo parecchio, però poi è andato a scemare, perché poi si è fatto sempre tutto a carichi naturali. Zeman Docet, Certo. Zeman è un allenatore che lavora tantissimo, ma a carico Ecco, naturale. qual è la differenza tra E palestra e sono carichi naturali? cose completamente diverse, perché la palestra ti Ti riempie, ma riempie. ti riempie e hai più tempo per doverla smaltire. I carichi naturali di solito il giorno dopo, 2 giorni dopo, Li smaltisci. sono abbastanza smaltimi. Per Luciano Zauri, sinceramente, aspettarsi che prendesse la bacchetta magica e Certo. risolvesse qualche problematica, perché tanto il Pescara ha avuto problemi tutto l'anno, ha subito gol, ha Chiaro. sempre subito gol, non ha mai avuto un equilibrio costante, ha fatto 3 partite di numero fatte bene. Tutti dicevano: ci aspettiamo di più da questa squadra, ma 3 partite su 38, sinceramente, aspettarsi di più la vedo dura. Ecco, però il terzo posto era alla portata. Sì, alla fine la portata lo era, Certo, non ti perché garantisce nulla il non ti terzo posto, però garantisce c'erano dei nulla, perché vantaggi innegabili. innegabili, ma questo è indubbio. Alla fine sarebbe stata comunque lunga, però sicuramente un qualcosa in più anche a livello di fiducia, di morale, l'avresti acquisito. Quindi era una Anche rosa da terzo, quarto, quinto posto, questa è un sì, po' la sintesi. secondo me la sintesi era quella. Poi arrivare quinto, quarto e terzo è stato un dettaglio, ma naturalmente, se oggi vediamo i 3 playoff fatti, faticosi, un merito oggi a Zauri molto probabilmente gli va dato. Il fatto che nelle 3 partite, non nelle 4, ma nelle 3 partite, Sono state delle rimonte. ci sono state delle rimonte, Quello poteva essere un segnale, no? Invece soprattutto poi. con la Feralpi, da Chiaro. fare 3-1 a fare 3-3, non è facile con una squadra che gioca a memoria, una squadra che gioca a calcio con buone qualità. E lì, molto probabilmente, Zauri ha toccato le corde giuste a livello caratteriale. Bisogna stare all'interno, dinamiche spogliatoio, l'empatia che crea l'allenatore con i giocatori, e a quanto pare mi sa che qualcosa si era rotto vedendo al di fuori sempre. Io parto dal presupposto che al momento che tu decidi di prendere un manager,
lo devi far lavorare anche per poterlo giudicare. Chiaro. Perché un domani il tuo giudizio dovrà essere molto limpido da presidente e dovrai pensare che lui meriti di essere riconfermato e non merita di essere riconfermato. Cioè non puoi pensare di buttare la croce addosso quando poi ci sono altri fattori esterni che intervengono. È sbagliato. La domanda che sono 10 anni che mi porto è perché ha venduto Verratti, non ha venduto Verratti al Napoli. Ecco. Grazie. Ah, ecco, bella questa. Grazie, buonasera. Ciao, grazie. Mimmo. Ciao Mimmo. No, vabbè, lì molto, molto semplice, perché noi, io e Daniele, andammo alla Film Mauro da De Laurentiis. De Laurentiis si mise sul piatto 10 milioni di euro. Noi accettammo l'offerta di De Laurentiis in quel momento lì, perché il Paris Saint Germain ancora non c'era. In quel momento, due in meno del Paris Saint Germain. Due in meno, sì. Noi accettammo l'offerta. 10 milioni. Sì, sì, 10 milioni sul tavolo. E poi considerando che potevamo prendere dei giocatori anche da lui, naturalmente pagandoli, non gratis. Tra l'altro, lui avrebbe fatto un contratto, ragazzo, l'avremmo tenuto noi insieme a Insigne, perché in quel momento c'era Mazzarri a Napoli, ancora non aveva l'obiettivo dei giovani, perché stavano sempre in Champions e quant'altro. E poi successe che Marco non era contento di andare lì, questa è la verità. Insieme al suo agente decisero di declinare l'offerta, ci rincontrammo io, Bigon, che all'epoca era Donato Di Campli, all'Hilton a Milano, e gli disse davanti a me, a Bigon in camera, gli disse: no, ma mi dispiace, ma Verratti ha rifiutato Napoli. Sì.